Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre, prima di tutto, bentornati qui sul canale. Oggi che cosa facciamo, carissimi amici miei? Oggi andremo a montare un set che è da tantissimo che volevo portare qui sul canale. Parliamo sempre di robottoni anni 80-90. Qui addirittura è stato fatto anche un film su questa serie nel 2007, diretto da Michael Bay, che tra l'altro è andato molto bene. Parliamo ovviamente dei Transformers, perché oggi monteremo Optimus Prime, o come era stato tradotto in Italia, Commander, nella serie TV animata che abbiamo visto andare in onda circa la metà degli anni 80. Infatti è proprio così che abbiamo conosciuto questi Transformers provenienti dal pianeta Cybertron. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo organismi robotici autonomi provenienti dal pianeta Cybertron. In grado di trasformarsi gli Autobot in macchine e i Decepticon, i cattivi della situazione comandati da Megatron, che erano però in grado di trasformarsi in cose molto ma molto più fighe, tipo mezzi militari, quali elicotteri, aerei e carri armati. Perché questi robot erano già presenti sul pianeta Terra? Perché erano venuti qui per cercare una fonte di energia alternativa da portare sul loro pianeta Cybertron, che era completamente ormai distrutto dalla guerra, proprio tra Autobot e Decepticon. Gli Autobot che ovviamente difendono il pianeta Terra e tutta l'umanità, e invece i Decepticon che vogliono saccheggiare e ripulire il pianeta Terra da qualsiasi forma di energia. Questo per quanto riguarda la serie animata. Per quanto riguarda il film è un po' diverso. Tutto gira intorno a questo Allspark, che praticamente ha dato vita a questi Transformers. Comunque, se non l'avete visto, vedetevi il film perché soprattutto il primo è molto molto bello. Detto tutto questo, ragazzi, diamo un'occhiata a quello che faremo oggi, cioè questo bellissimo Optimus Prime. Numero del set 10302, circa 1500 pezzi per questo bel robottone che andremo a montare oggi. La cosa che salta subito all'occhio, ragazzi, è che questo modello qui su, come potete leggere, è convertibile, cioè trasformabile in tutti i sensi. Quindi da robot possiamo farlo diventare camion e viceversa. Autobots transform and roll out. Su questo lato della scatola vediamo che Lego ha collaborato sia con Hasbro che con Takaratomy, perché sono loro che hanno i diritti ovviamente di questa serie. Nella parte posteriore della scatola vediamo qualche particolare in più, quindi il modello che è convertibile, come vedete qui. Ci sono anche le misure del set, 18 cm per 35 d'altezza. In questa parte qui invece possiamo vedere tutti gli accessori che possiamo montare in questo set di Optimus Prime. Quindi il suo blaster, l'ascia e questo cubo rosa che probabilmente è proprio l'Allspark di cui vi parlavo prima. Adesso vediamo se il manuale di istruzioni ci dà qualche indicazione in più. Non so perché Lego faccia ancora queste scatole che dobbiamo rompere. Non lo fate, prendete un taglierino, fate passare la lama in mezzo, come mi avete tra l'altro insegnato voi, poi tirate giù la scatola, così non la distruggete quantomeno. 10 parti totali in più. In questa busta troviamo anche le ruote ovviamente del camion. Poi c'è quest'altra bustina qui, dove sicuramente ci saranno gli adesivi e immagino il manuale. Come vi ho detto, ragazzi, adesivi, targa espositiva e qualche particolare proprio del robot, e poi il manuale, come vedete, con il simbolo degli Autobot. Vediamo se ci dice qualcosa in più. Appena aprite il manuale c'è subito questa bellissima copertina, come se fosse un fumetto, appunto con Optimus Prime, Bumblebee e tutti gli altri componenti degli Autobot. Poi ci sono questi due bellissimi disegni di Optimus Prime, qui rappresentato nel suo splendore con il blaster. Nella parte sinistra invece troviamo quello che poi immagino che ci sia anche sulla targhetta espositiva. Vedete? Diciamo che qui troviamo una scala di valori da 1 a 10. Non per niente Optimus Prime è uno dei più forti in assoluto insieme a Megatron. Andando avanti nel manuale, dato che questo personaggio è preso proprio dal primo giocattolo della serie che uscì, proprio come quel giocattolo ha degli accessori iconici, quindi un jetpack, un blaster come abbiamo già visto, l'ascia Energon e la matrice di leadership degli Autobot, è quello che lo rende alla fine autoritario, no? E questo cubo, quindi abbiamo interpretato bene il cubo rosa, che gli dà l'energia durante la battaglia contro i cattivi, insomma, contro i Decepticon. E poi, ragazzi, si inizia, quindi la parte 1, 2 e 3 dove faremo il corpo di Optimus Prime, poi faremo le gambe, completeremo il set dalla parte 7 a 10 con le braccia e tutti gli accessori, poi si inizia. Ecco qua, ragazzi, sfondo grigio, ma i colori sono tutti abbastanza accesi, quindi
dovrebbe essere abbastanza comprensibile. Detto questo, ragazzi, partirei subito, non mi perdo in chiacchiere perché non vedo l'ora di finirlo e commentarlo insieme a voi. Lo sapete, mi fermerò a metà, vediamo un attimo come sta venendo fuori questo robot e poi ci vediamo dopo con, lo sapete ormai, le considerazioni finali, il voto e tutto quello che c'è da dire su questo set. Sarà un set riuscito come quello di Voltron? Non lo so. Intanto montiamolo insieme, ci vediamo dopo. Buon montaggio di questo Optimus Prime anche a voi. Ragazzi, eccoci, mi fermo a metà per farvi vedere quello che abbiamo montato in questo timelapse. Praticamente abbiamo fatto il corpo centrale di questo Optimus, le gambe che possono essere allargate con questi meccanismi qui, che troviamo anche in quei personaggi, in quei set, passatemi il termine, minori, tipo Iron Man eccetera. Il corpo centrale che si può ruotare probabilmente per poi trasformarlo in camion vero e proprio, il parabrezza del camion che si apre probabilmente qui dentro, possiamo mettere la matrice per essere un vero Optimus Prime, e per il momento basta, direi di andare avanti. Parte numero 6 che ho già qui pronta per fare i piedi effettivi di questo Optimus Prime. Andiamo avanti, ci vediamo tra poco per tutte le considerazioni finali. Mi raccomando, rimanete incollati al timelapse. Eccoci qua ragazzi, dopo il timelapse ho appena finito di costruire questo bellissimo Optimus Prime e devo dirvi che, a dispetto di tutto quello che ho pensato anche io dopo averlo visto la prima volta, mi sono dovuto ricredere ragazzi. Però come sempre potevamo fare qualcosa di più, ve lo dico tra poco. Come vi dicevo, le prime impressioni sono molto buone, non mi sono fatto condizionare dal fatto, magari sai, la nostalgia di questi personaggi eccetera. Li ho apprezzati sì, ma non così appieno come tante altre cose che ho portato sul canale, quindi sono stato il più obiettivo possibile e devo dirvi che nonostante tutto mi ha sorpreso, sia in termini di fattura poi del set effettivo, quindi riuscita finale del set, sia in termini di tecniche costruttive, perché a volte usate pezzi Technic, a volte usate pezzi Stud, e quando questi due mondi si incontrano, a me i set piacciono tantissimo. Completano il set un blaster che lui ovviamente aveva in dotazione, l'ascia Energon che lui faceva uscire direttamente dal braccio, il cubo che era il contenitore di Energon, cioè la loro fonte di energia primaria, questo penso che si rifaccia molto alla serie animata, questo pezzetto grigio qui che possiamo sostituire a questo qui già presente su Optimus quando viene convertito in camion, quindi questa qua sarà la targa per nascondere la sua identità, e la targa espositiva con una valutazione da 1 a 10 probabilmente in una scala, dove sono riportate le sue caratteristiche e una valutazione in base proprio a quella caratteristica specifica, ad esempio la forza 10, intelligenza 10, coraggio 10, abilità 10, eccetera eccetera. Passerei direttamente ai dettagli e le funzionalità di questo Optimus Prime. Allora, partendo dall'alto, la testa è orientabile, le braccia anche, possiamo lasciarle nella posizione che più ci piace, possiamo allargare anche lievemente le spalle, cosa che in Voltron non era possibile fare, anche le gambe possiamo chiuderle un po' a nostro piacimento. Tra l'altro, una cosa che hanno fatto in più rispetto a Voltron, che aveva semplicemente un gommino nero, qui hanno aggiunto questi piedini arancioni che vedete qui sotto, e vi devo dire che è molto più stabile proprio per lasciare le gambe nella posizione che più ci piace, un minimo ovviamente, infatti poi parleremo anche di questo, però ecco, è molto più snodato tra virgolette rispetto al Voltron. Qui nel petto c'è la sua matrice di Prime, che è questo
particolare qui in arancione, e questo, stando anche a quello che dicevano le istruzioni, era proprio quello che lo rendeva il commander di tutto il gruppo degli Autobots. Adesivi sì, sono 2-3, ad esempio la targhetta espositiva, le varie parti in grigio, quindi questa targa, e questi particolari qui sulle gambe. Potete anche non attaccarli, ovviamente in questo caso non influiscono così tanto. Ci sono anche parti serigrafate come gli occhi, fortunatamente, di Optimus Prime, dato che è la parte più difficile per attaccare gli adesivi, quindi sul lato dello stud. Il simbolo degli Autobot sia sulle spalle sia sul jetpack di Optimus, jetpack che tra l'altro non ricordavo che avesse, probabilmente un upgrade che poi ha avuto col tempo. L'ultima parte serigrafata sono i cerchioni all'interno delle ruote. Passando alle funzionalità del set, oltre ad essere convertibile, che è la cosa più ovvia, ve lo faccio vedere alla fine, così vi faccio vedere tutte le funzioni che ha sotto forma di robot. Io l'ho lasciato con il blaster, ma volendo si può togliere. Spostare in basso questo piccolo pezzo Technic che permette di attaccare la mano. Qui c'è un innesto a croce dove possiamo inserire questo assale e far sì che lui prenda la sua ascia per sconfiggere Megatron e tutti i Decepticon. Come vi ho detto anche prima, ho apprezzato molto il fatto che sia un po' più snodabile rispetto a Voltron, perché hanno aggiunto anche questo movimento laterale della spalla che devo dire fa la differenza. Un'altra funzione che ha è quella che possiamo rimuovere il jetpack, ma così vedete che è come se mancasse effettivamente qualcosa, e come vedrete successivamente questo è un passaggio fondamentale per poi convertirlo in camion. L'ultima parte snodata che ha questo Optimus è il fatto che possiamo ruotare poco le sue gambe, la parte finale della gamba. Vi faccio vedere come si converte in camion, che poi è la funzione più bella che ha questo set. Ci sono alcuni passaggi da fare, ma non è così impossibile. Si alza questa parte qui davanti dal radiatore del camion, si abbassa la testa, si ruota proprio come nel cartone e nel film. Le gambe si uniscono perché qui c'è proprio il sistema per agganciarle in questo modo qua. Il busto viene tirato su a 90 gradi, i piedi diventano praticamente gli stop del camion, braccia a 90 gradi, chiudiamo le spalle sul retro così nascondiamo anche la testa, le mani vengono aperte, si spostano in avanti in questo modo qua, le chiudiamo qui sotto, vanno a formare i parafanghi, e infine si abbassa il radiatore per coprire le mani del nostro Optimus Prime. Eccolo qui nella sua forma convertita in camion. Perde un po' effettivamente, lo preferisco esposto nella sua forma più bella, che è quella trasformata ovviamente in robot. Però devo dirvi che questa parte qua è una cosa ben riuscita, e non deve essere stato semplice in fase di design, in fase di studio di questo set, farlo poi così bene e così semplice. Con uno schiocco di dita lo ritrasformeremo direttamente in robot. Per parlarvi ovviamente di pro e contro, allora ragazzi, però devo dirvi che il modello è ben fatto, il manuale è abbastanza comprensibile. Hanno studiato bene sia i vari componenti, sia la trasformazione effettiva per poi renderlo un camion. Riprende fedelmente il Commander che tutti conosciamo della serie animata, non solo lui ma anche il primissimo giocattolo della Hasbro uscito proprio in quegli anni lì. Devo dirvi che sotto questo punto di vista Lego ha fatto un ottimo lavoro. L'unica cosa che mi sento di dire, oltre al fatto che secondo me si poteva anche serigrafare tutto, è il fatto che le gambe siano poco articolate. Ok, il senso di aprire le gambe e ci sta, però avrei preferito anche un meccanismo qui a livello dei serbatoi di combustibile per rendere anche la gamba pieghevole in avanti e indietro. C'è anche da dire che se volevo un modello un po' più snodabile mi prendevo un action figure dell'Hasbro, che tra l'altro sono bellissime. Qui ricordiamoci che è comunque un set Lego e sono dei mattoncini. Questo è l'unico contro che mi sento di dire a questo set, altri difetti io non li ho notati sinceramente. Secondo me questo set qui va benissimo così com'è. Alla luce di tutto quello che vi ho detto e che vi ho fatto vedere, ragazzi, il mio voto per questo set è 8 pieno, perché a parte il fatto di essermi ricreduto rispetto a quello che avevo visto all'inizio, è veramente un set ben fatto, e per tutti gli amanti dei robot degli anni 80-90 è un set che non può mancare nella vostra collezione, quindi ve lo consiglio assolutamente sì. Prezzo di listino 180 euro per questo Optimus Prime, attenzione perché lo trovate sempre in sconto su
tanti altri e-commerce, è stato in sconto anche proprio sul sito Lego fino a qualche giorno fa per il Black Friday, quindi monitorate bene i vostri acquisti, mi raccomando. Per questo set è veramente tutto, ragazzi, penso di avervi fatto vedere e avervi detto tutto rispetto a quello che abbiamo costruito insieme oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare tutte le notifiche quando premete sulla campanella, così è molto semplice, ragazzi. Vi esce la notifica, premete e venite a vedere l'ultimo video o l'ultimo comunque contenuto che io ho portato qui sul canale. Questo è per fare proprio il pacchetto completo, lo dico sempre, altrimenti basta sicuramente l'iscrizione al canale, un like o una condivisione per farmi sentire proprio il vostro supporto, cosa che fate qui settimana dopo settimana. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, lo sapete che per me non è assolutamente scontato. Vi ricordo che attivo anche il canale WhatsApp oltre a TikTok e Instagram, perché quello è un canale dove posto comunque backstage, qualche foto, qualche anticipazione o qualche link dei video che metto sul canale, però molto molto blando, quindi per chi non vuole tante notifiche, per chi non vuole essere troppo disturbato, vi lascio il link qui in descrizione, mi raccomando, aspetto anche là. Non mi resta che salutarvi, rimandarvi ovviamente a martedì prossimo con un nuovissimo video. Voi, mi raccomando ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale.